Io mi auguro che comunque domani il Partito Democratico esca con due punti fermi. Il primo è che un partito vive se è in grado di seguire la linea concordata insieme, e qualunque essa sia, naturalmente deve essere discussa e istruita adeguatamente. In secondo luogo, che da domani ci sia, diciamo, un riferimento nella conduzione del partito più solido di quello che c'è stato in queste settimane. Io temo più in questo momento un rischio implosione. La scissione è il frutto di divergenze politiche. La implosione è il rischio del venir meno di un comune sentire, di un senso di appartenenza, anche di un rispetto reciproco. Ecco, io credo che questo sia il rischio che noi abbiamo di fronte. Naturalmente dobbiamo evitare sia l'uno che l'altro, sia il rischio di una scissione che nessuno vuole, almeno a parole, e contemporaneamente anche il rischio, ma soprattutto immediatamente il rischio di una caduta di autorevolezza del partito e della sua funzione. Credo, insomma, che adesso prima di tutto si tratti di tornare nei territori, di parlare con i nostri militanti, spiegare che cosa è accaduto e rimeritare la fiducia che giustamente è stata sospesa dopo la prova abbastanza tragica che abbiamo dato nelle votazioni per il Presidente della Repubblica. Civati ha usato parole pesantissime, ha parlato di traditori. Guardi, io credo che in questo momento un dirigente politico si riconosca anche dalla capacità di saper misurare le parole. Mi sembra che in giro di apprendisti incendiari ce ne siano già abbastanza. Naturalmente nulla toglie che i comportamenti che ci sono stati sono comportamenti gravissimi rispetto ai quali non si può far finta di niente.